musica, poesia, pittura. Momenti di geniale espressione e di comunicatività. Maria Grazia Repetto ha scelto la pittura per esprimersi e comunicare. Le sue opere, genialmente eseguite con una tavolozza ricca di valori cromatici, decisi e sapientemente dosati, sono una chiara testimonianza della sua fervida e geniale fantasia creatrice. Sono venuti in molti alla sua vernissage, critici, personalità, intenditori, amici, ad ammirare le oltre 20 opere esposte dalla giovane artista alla Galleria dei Pasquali di Genova, e tutte di alto livello artistico. Il suo contesto pittorico denuncia quasi sempre un mondo nuovo e diverso,
che brilla fresco e fermo attraverso le tonalità più severe ed intense, dal verde teso e mai formale all'azzurro un poco scandito e brunito, dal rosso smagato di certi ritratti femminili, alcuni ripresi con una cordialità di intenti dove non mancano le allusioni simboliche più significanti e calde. Gli atleti, raffigurati in competizioni sportive, si alternano in giostre di movimenti che lasciano chiaramente intuire insospettati valori plastici che la nostra Maria Grazia suscita nella difficile scelta di atteggiamenti singoli e di gruppo, con grande realismo lirico. Alla forma fissa, netta,
bloccata in un attimo destinato sulla tela a durare infinitamente, ecco contrapporsi l'immagine in successione, l'intrecciarsi delle visuali, il rincorrersi dei segni ad imitazione del moto perpetuo vitale. Alla Maria Grazia Repetto è sembrato che in questo moto sia la mimesi esistenziale, l'essere uno e centomila nel solo gesto di una mano, nello schiudersi delle labbra o nel minuto palpito delle ciglia. Quanto più ci si addentra nella originale psicologia in un viso ritratto, si riesce facilmente a cogliere che l'artista, al senso del reale, che non è mai provocatorio ma sostanza naturalista della sua arte e del suo stile, unisce quello ancora più attendibile del mistero che aleggia in maniera colta e riservata in molte sue opere. E attraverso queste ci viene quasi confidato in gran segreto.